Ragazzi, e anche questa volta iniziamo da un aereo. Mi raccomando, siamo in tre, eh? Cioè, no, in realtà siamo sempre in due, ma non si sa perché siamo sempre tre persone. Vabbè, perché c'è il pilota, questo ci aiuta a scendere, vedi, dice... Giù! Ok, quindi siamo io e te, vai! Allora, questa modalità non la conosciamo. siamo completamente ignoranti, però io andrei sull'ospedale, perché siamo in pandemia, hai visto mai? Salta! Andiamo al porto. Ho detto ospedale! Dov'è? Vabbè, tu sei già saltato, no? Al porto, ho detto. Però avevo detto prima io ospedale. Perché non mi ascolti? Era più giusto per la pandemia. Ho capito pandemia, ho pensato che stessi a pariare. Come si dice... Sono entrato col mio kit. Ho avuto un problema, aiutami! Ho avuto un problema, non ho aperto il... Ah no! Mi sono arreso! Ma sei coglione, sei... Ho avuto un problema. Sto rientrando fra i 15 secondi, non ti preoccupare. Vabbè, ti ho rubato il fucile di precisione. Sì, ma io lo voglio, mi serve. La prossima volta ci pensi prima di morire, va bene? Mi ha fatto ripartire dal Congo qua. Oh, puttana. Sono morto. Come? Non mi piace questa modalità, volevo la survival. Pensavo fosse survival. Invece ti fa iniziare con le armi che c'hanno tutti, poi gli altri sanno usare le armi, io no. Ho perso tutto quanto le armi. Le mie armi, gli altri sanno usare le armi meglio di me. Ne ho appena segato uno, perché nessuno sa usare le armi meglio di me. Io ho ucciso uno appena rientrato. Bravo, vedi, abbiamo fatto già le nostre prime vittime. Dobbiamo solo ambientarci, tutto andrà per il meglio. Panneggia santa, sono morto. Ma come fai a morire? Dai, mi sta sul cazzo sta modalità, panneggia santa. Se tutte le volte devo ritornare dall'alto. Vabbè, per forza, che fai, responi da te. Ah! esci, rushagli in faccia. Tanto questo è un coglione, c'aveva il cecchino. Allora, di tutto ciò non abbiamo preso una lira noi. No, io sto prendendo soldi, Via da te. $57,000. Valli a depositare. Dove? Ma che cazzo ne so io dove si passa? All'eliporto, andiamo, ti accompagno, mo vengo. Sono dietro di te, aspettami là un attimo. Ho preso altri 10,000. Ma come cazzo li trovi questi soldi? Li trovo in mezzo alla strada, basta che cerchi. Oh, ho trovato 7,000 soldi. Bravo, l'unico problema è che io vorrei... Ce n'è uno sopra di noi, Ce n'è proprio uno sopra. No! Mi ha ucciso! T'a posto. Se sempre per lo stesso motivo, Siamo morti tutti e due però adesso. Se l'è presa proprio in saccoccia. Allora, io non capisco dove dobbiamo mettere i soldi. Non lo so. Non abbiamo mai fatto il tutorial. All'aeroporto. Vai. Vai, che cazzo vado? C'ho $7,000 qua. Buono $7,000, ci si possono comprare un sacco di salvadanai. Vieni che andiamo a portare i soldi. Oh merda. Allora, se io riesco a fare almeno altri $6,000, prendiamo la C300 Mark III. Affanculo, me ne vado. Ah no, mo' a vedere, rotti i coglioni però. Sono stato ucciso! Però sei scarso, Sei scarso come la roba scarsa. Io ne vado. Arrivo, ti vengo a dare supporto. Ma dai, ma porca di quella puttana! Ce la fai a venirmi a salvare? Se no muoio. Sono nel campo di grano da solo. Sono morto nel campo di grano. Metti un cazzo di segnalatore! Ma se c'è sulla mappa c'è così grosso, c'è. Denaro perso zero. Ma tu ti fai i cazzi tuoi, è normale che non mi vedi. Ce l'hai il drop delle armi? Il drop delle armi, scendi con quello che hai deciso, oppure le puoi cambiare buttando la cassa per terra. Sì, però le armi che io ho deciso sono armi guadagnate giocando ore compulsivamente a COD, capito? No, tu no. Manneggia Cristina da venire in concerto. Oh, vedo un segnalatore piazzato proprio qua, infatti. Vieni vicino a me che c'è gente che mi spara. Pare che è facile fare questa cosa. Eccoti qua. Sei a 170. Però porca di quella puttana. Che modalità di merda.
Lancio armi disponibile. Mamide disponibile. Ma guarda che pure a tenaglia mi inculano, eh. Oh, raga. Per carità, è bella la modalità adrenalinica. Però ha dei limiti seri. Vieni, vieni, sei lontanissimo. Ma che vieni via? Perché devo sempre venire io? Ma la volta che schiodi tu il culo e vieni da me, non esiste. Ma stai a 500 metri, io sto riparato. Eppure io sto bello riparato dentro un edificio. Perché mi devo fare 500 metri sotto al fuoco incrociato? Questa è una modalità a coppie. Esatto. E le tu coppie? Stai facendo il cazzo che ti frega. E comunque siamo l'ultima coppia in mano. Ma vengo io, fermati là, madonna. Io vedo un aeroporto. Ah, ecco di qua, mo ti ho visto sulla mappa. Perché probabilmente stavi fermo e non ti vedevo. No, probabilmente sono morto. Differenza tua che invece rimani vivo come i ratti. Sono respawnato 40 volte, quale ratti. Avrò passato più tempo per strisciare per terra che... Oh, guarda quanto è tranquilla sta zona, che non ci spara addosso nessuno. Ninja Cristina d'Avena, vieni. Dobbiamo sentire le casse, queste devi sentire. Ho preso i soldi. Ma le casse sono secondarie rispetto ai soldi che bisogna trovare. 340 metri, andiamo a depositare i soldi, dai. Vabbè, facciamoci sta passeggiata. No, stiamo tranquilli, non c'è nessuno. Allora, il deposito è lì, lo vedi? Allora, io ho un cecchino, quindi facciamo un po'. È una po' banca, di... è chiaramente una banca. È una banca quella? Allora, vado a depositare i miei soldi, tu parami il culo, mezza po'. Ah, Cristina d'Avena in concerto. Merda. Bella, l'ho ucciso, vienimi a salvare. Ah sì, sto qua. No, sono morto praticamente. Cazzo, sei morto, ti risalvo io. Madonna. Però m'accoppano. Grande, fra. Ok, salviamo Mallop, siamo insieme, eh? Vado. Ok. Occhio, eh. Porca troia, mi hanno tirato una granata. Sta arrivando. Occhio sul tetto, sul tetto del distributore del... Era troppo in vantaggio da lì, era troppo in vantaggio. Affanculo. Ok, ho depositato. Buono così. A che punto siamo in classifica? Bassi, immagino. Non si sa. Ma mi ha fatto spawnare. Ti aspetto. Guatemala. Tanto queste armi non servono a niente. Soldato nemico in arrivo. No, merda, soldato nemico in arrivo. Sono a 80 metri da te, sto arrivando. Buono. Ho avuto un cazzo. Vieni, ok, andiamo insieme. Bella. Almeno abbiamo capito come si fa, dai. Vabbè, era chiaro come si facesse, però il problema è che ci ammazzano. No, che non lo sapevo che arrivasse l'elicottero, tu lo sapevi io. No, il problema è che forse converrebbe scaricarli più spesso. Volendo posso andare a richiamare l'elicottero, cioè abbiamo 50.000 in totale, non so pochi soldi. Non siamo molto pronti a uno scontro, ma facciamolo, dai. Ok, sta pieno di gente. Occhio. Ah, stanno sul tetto. Sul tetto dell'edificio sopra. L'ho segato. Grande. Ha perso pure un sacco di soldi. La squadra nemica è a quota 1.000.000. Porca due. Noi stiamo a 150.000. Vabbè, sono sempre soldi buoni. Ma 1.000.000. Ma io e noi non siamo manco lontanamente vicini al milione. Missione compiuta. Madonna che brutta grafica, orribile. 187.000 dollari abbiamo preso. Se mi avessero attaccato durante questa cosa non ci avrei capito un cazzo e avrei perso. Quindi io eliminerei questa grafica. Vabbè, 187.000 dollari. Siamo stati bravi. Gli altri hanno fatto 1.500.000. Però, ehi, la prima volta per noi non sapevamo nemmeno di casa. Però fateci sapere se vi piace vederci in questa modalità money grabber e ve la riproponiamo. Tanto siamo youtuber e nella nostra natura grabbare soldi, no? Vabbè, ci vediamo alla prossima.